quanto la colite ulcerosa in età pediatrica si differenzia da quella dell'adulto e come possono essere gestiti questi piccoli pazienti. Se ne è parlato ad Alghero durante un evento che ha ripercorso le nuove sfide nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali e noi ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori di questa due giorni, il professor Paolo Lionetti. Professor Lionetti, appunto una delle sessioni è stata dedicata anche alla colite ulcerosa pediatrica. Che differenza c'è con quella dell'adulto? Beh, non ci sono differenze sostanziali, tuttavia nel bambino noi abbiamo molti più casi di colite estesa, cioè abbiamo molte più pancoliti e molto frequentemente questa malattia è più aggressiva che nell'adulto. E abbiamo a distanza di 10 anni un tasso di colectomia che va dal 10 al 20%. Quindi sono malattie aggressive molto spesso, diciamo la metà sono aggressive o steroido resistenti o refrattarie, l'altra metà invece si può controllare semplicemente con la misalazina. Ecco, nei casi aggressivi che ci citava, possono essere utilizzati gli stessi farmaci che utilizziamo nell'adulto? Beh, abbiamo un timing molto preciso, abbiamo delle linee guida pediatriche del gruppo di Porto dell'Espgan che ci dicono di iniziare subito lo steroide endovena. Al terzo giorno, se abbiamo questo indice, noi utilizziamo questo indice di attività di malattia che si chiama PUCAI, che è estremamente sensibile, se già al terzo giorno continua a essere elevato, 3 giorni di steroide endovena, già dobbiamo essere pronti a passare a una seconda linea di terapia. Al quinto giorno, se noi abbiamo una malattia con questo PUCAI, questo indice di attività elevato, al quinto giorno, dal sesto dobbiamo passare a una terapia di seconda linea che è in genere oggi l'infliximab. Si potrebbe usare anche la ciclosporina, ma è molto più utilizzato l'infliximab endovena. Ecco, nell'adulto, quando il soggetto non risponde più al trattamento farmacologico, si ricorre alla chirurgia. Nell'età pediatrica c'è il ricorso anche in questo caso alla chirurgia, quando? Ma diciamo con le stesse indicazioni in adulto, anche nel bambino, se noi abbiamo una malattia aggressiva che non risponde a una seconda linea di trattamento oppure una malattia cronica attiva, refrattaria, dobbiamo passare alla chirurgia, che in genere nel bambino è in 3 tempi, cioè nel senso si fa prima una colectomia con ileostomia a fondamento del mucone rettale, poi un secondo tempo in cui si fa la canalizzazione, una ileoanastomosi con la costruzione di una pouch, si lascia una stomia di protezione e poi si chiude la stomia in modo da ricanalizzare. La cosa importante è che anche nel bambino adesso si usa l'approccio videolaparo assistito ed è importante che questi interventi siano fatti da centri che fanno molti interventi, almeno 10 pouch all'anno secondo le nostre linee guide, quindi molto spesso è utile e necessaria una collaborazione fra il chirurgo pediatra e quello dell'adulto. Com'è la ripresa post intervento? Buona, dipende proprio anche dalla capacità del chirurgo, cioè nel senso che se viene fatto tutto a regola, diciamo che già semplicemente dopo il primo intervento, anche se c'è il problema della stomia, c'è la sospensione di farmaci, il bambino si riprende e poi il stato nutrizionale migliora, poi affronta meglio il secondo e poi l'ultimo intervento. E la continenza è buona, assolutamente, è molto migliorata la tecnica chirurgica negli ultimi anni.